Ma devo dire, devo confessare che quando l'amica Ernestina Pellegrini mi ha invitato a presentare questo meridiano sono rimasto ovviamente lusingato, ma anche sorpreso. Io non sono un contemporaneista, non sono un comparatista, men che meno un germanista, sono un italianista generalista, per di più fiorentino e ancor peggio di educazione e formazione fiorentina. E non è civetteria, ma premessa necessaria, un caveat onesto per dire che il mio punto di vista su Magris e sulla sua opera che qui ci viene incontro in questa sua prima metà, in questo primo, dico subito, mirabile meridiano, non può essere che questo, cioè quello proprio di un italianista generalista. E allora dico subito che di fronte a Magris, di fronte alle opere di questo meridiano, questo punto di vista si esprime innanzitutto in un grande senso di invidia. Di invidia per la posizione geografica, o meglio geografico-letteraria di Magris, uomo di frontiera, uomo di confine, di sconfinamento, inseparabile da una Trieste, certo non più porto della Mitteleuropa, ma città ancora crocevia di popoli e di lingue aperta sulla sconfinata avventura del mare. Il punto di vista italianista, e specie fiorentino, non è un punto di vista di frontiera, di confine. Non conosce gli attraversamenti, non gli è congeniale la pluralità. E quindi non può che invidiarla da lontano, dalla condanna alla immobilità del centro. Una immobilità, per inteso, centripeta, visto che Firenze, secondo il racconto toscano-centrico della nostra letteratura nazionale, è un luogo d'attrazione, è il motore immobile, il luogo appunto dove, come si sa, si va a risciacquare i panni nell'acqua dell'Arno. Non è questa una posizione comoda. Non fosse altro perché nel centro, nel motore immobile della nostra letteratura, l'esperienza della pluralità è invece sostituita da un discorso rigidamente monologico e monolinguistico. Qui nel centro, appena la lingua osa scendere d'un grado, ci si ritrova non nel calore viscerale del dialetto, ma nella angustia del vernacolo. D'altronde Magris stesso, attraverso l'Enrico di un altro mare, ha opposto il plurilingue Isonzo alle detergenti acque fiorentine. Sulle sue rive, sulle rive dell'Isonzo, il personaggio afferma, grazie a Di Ascoli aveva imparato che è vano risciacquare i panni in Anno o altrove, e nel plurilinguismo del personaggio, che ha un geniaccio per le lingue, l'italiano, liberato dal suo esclusivo obbligo identitario, diventa una lingua come le altre, accanto alle altre, non la lingua come il greco o il tedesco per dire le cose, bensì la lingua della dilazione e dell'accomodamento con l'insostenibile, buona per divagare e confondere un po' il destino a furia di chiacchiere, la lingua della vita, insomma, e dunque conciliante e insolvente come lei. Ma forse proprio l'invidia della frontiera, chiamiamola pure così, è un punto di vista giusto per capirla e per apprezzarla, quella frontiera, quella cultura di sconfinamento, di attraversamento, di pluralità. E non è un caso che anche Magris abbia trovato qui a Firenze una esegeta d'eccezione della sua germanistica in Maria Fancelli e la sua interprete prima, in una sorta di ammissione reciproca in Ernestina Pellegrini, d'altronde circola la battuta che Claudio Magris sia in realtà appunto un'invenzione dell'Ernestina. Ci si può chiedere allora in questa prospettiva quale posto di fronte a questo meridiano che squaderna saggistica, narrativa, teatro. Quale posto spetti a Magris nella nostra letteratura italiana? Che scrittore è? Io sono d'accordo ancora con Ernestina che ruba a sua volta questa immagine da Baldacci a proposito del Benedetti. Inserire Magris in un panorama letterario nazionale sarebbe come costringere un uomo vivo a rannicchiarsi tra gli scaffali di una libreria, pur senza implicare nessuna nota di discredito per quei libri e per quella libreria. Però insomma si può provare. Che Magris fosse fin dall'inizio un critico scrittore non c'è dubbio, il giudizio di Pampaloni che lo intruppava nei quattro moschettieri delle nostre lettere in quanto proprio critici scrittori, cioè siciliano, Citati, Gargoli, Magris stesso, è tuttora ineccepibile, direi che la famiglia di origine è quella. Ma fin dall'inizio il suo modo di muovere la pagina saggistica,
come è stato detto, il pensiero si fa racconto e le idee agiscono come personaggi, tradiva una spinta incoercibile a generare storie, personaggi, situazioni. Quello che era stato già da tempo indovinato come un romanziere refoulé è poi venuto alla luce. E prevedibilmente non senza contrasti, visto che Magris per alcuni rimarrebbe sempre, come è stato detto, un critico poeta e non un vero narratore. A me pare che solo chi concepisca che l'unico modo di raccontare sia quello del romanzo naturalista possa esprimersi in questi termini. A me pare che anche a limitarci ai testi narrativi di questo Meridiano ci si trova di fronte invece a testi che corrispondono all'impulso primo e viscerale di ogni lettore di racconto, voltare pagina e vedere come va a finire. Il Lazzoni su una sciabola non per nulla è stato definito un giallo metafisico, un giallo epico, un racconto che recupera la struttura archetipica dell'inchiesta, anche se sappiamo bene come tale struttura e tale genere, pur quando degradato, perfino quando degradato in pulp fiction, sia tanto spesso né più né meno ricerca della verità, mentre finge di far luce su una verità. E non a caso, infatti, l'azione su una sciabola è stato classificato anche come favola morale, operetta morale, un'interrogazione su che cosa significa credere. A me, rileggendola, l'azione su una sciabola ha fatto l'effetto di un testo manzoniano, profondamente manzoniano, e mi scuso se sto dicendo un'ovvietà. D'altronde il manzonismo di Magris si accorda, mi pare, con quelle fondamenta cristiane mai abiurate a cui richiama giustamente Pellegrini nell'introduzione. E manzoniano mi sembra il personaggio stesso, il protagonista di Lazzoni, cioè il generale Krasnov, intanto in quanto esemplare di quello che il testo definisce un tragico malinteso, l'uomo buono che fa il male. E il Manzoni di Magris, infatti, mi pare non tanto quello di Come si sposi, quanto quello della colonna infame, il titolo che si inaugura in Italia il genere del romanzo saggio, che costruisce le sue strutture, il suo plot, i suoi personaggi, la sua suspense, lungo il filo di una ricerca documentaria della verità. Naturalmente Magris è un Manzoni che ha letto Salgari. E non per nulla lo spunto al racconto viene dai dubbi innescati da questo oggetto misterioso, questa sciabola senza lama, trovata seppellita insieme al cadavere di quello che potrebbe essere Krasnov e dimenticata o ignorata dai suoi stessi disseppellitori. E non sarà un caso che Magris abbia sempre citato come suo archetipo di lettura i misteri della giungla nera. Questo stesso felice impulso primario di racconto, che nasce da un mistero, da uno scavo, da un disseppellimento, da una caccia al tesoro, presiede anche, secondo il referto dell'autore stesso, a un altro mare. La storia di un compagno di cargo di Trestetter, Enrico, che fra Gorizia, la Patagonia e infine Salvore, attraversa il primo Novecento guidato da una ostinata fedeltà alla vita sottratta, da cui neppure l'amore delle donne, e specie la muta fedeltà di Lili, riescono a distoglierlo. Ma com'è nato questo racconto? Secondo Magris, da una esplorazione della casa stessa, ormai abbandonata, dove il protagonista aveva vissuto con Lili ed era morto. Cito: siamo andati a Salvore ed entrati nella vecchia casa, facendoci luce con una lampadina tascabile. In quella vecchia casa, avvolta nel buio e nel rumore di vento e di mare, abbiamo aperto un vecchio baule chiuso da decenni. Un vecchio baule che assomigliava a quello del capitano Billy Bones dell'Isola del Tesoro. Narratore morale e salgariano insieme, saggista, scrittore, drammaturgo, Magris ci viene incontro da questo Meridiano anche nella contagiosa esuberanza della sua umanità. Merito di quella che secondo l'uso dei meridiani si intitola anche qui cronologia, ma che nella scrittura di Ernestina Pellegrini davvero solo cronologia non è. Ha invece una meravigliosa biografia, spesso in voce d'autore, o forse un'autobiografia in una sorta di transfert autoriale, un'autobiografia in voce di Ernestina. Luoghi, esperienze, amicizie, viaggi
e soprattutto il mare, la dimensione di libero, avventuroso vagabondaggio disseico di questa esistenza, la sua mobilità acquatica, verrebbe fatto di dire, ci vengono incontro con una cordialità inusitata e spesso con disarmante candore. E il Portolano, di cui è stato detto che nel suo 70° numero è tutto dedicato a Claudio Magris, direi che continua idealmente il calore affettuoso e l'ariosa aneddotica di questa cronologia. E qui, senza far torto a nessuno, segnalerei le pagine deliziose di un trailer su Claudio inseguito dalle donne. Sicché l'ultima immagine di Claudio Magris che ci rimane in mente è quella di lui che, nuotando per chilometri, cerca di mettersi in salvo dalle bracciate molto ben intenzionate di una sua acquatica ammiratrice. Una variante leggera, in fondo, della sua epica sull'acqua.